Ciao a tutti ragazzi, benvenuti oggi in un nuovo video. Sono sempre qui nella postazione nuova che sarebbe la casa in cui sto convivendo con Mariano. Quindi non ci fate caso, un po' video qui, un po' video lì. E sì, come potete leggere dal titolo, ho salvato questo gattino dalla strada che è stato abbandonato. Me l'ha confermato anche la veterinaria e ve lo faccio vedere subito. Lui è Aaron, quanto è bellino, ho deciso di chiamarlo così. Ha 2 mesi ed è ovviamente un maschietto. È uno scugnizzello, è terribile. Sarà il fatto che è piccolino, si muove sempre, vuole giocare. Stanotte non mi ha fatto dormire, un casino. Vi racconto la storia e poi vi faccio vedere i video. Siamo arrivati davanti a casa di Mariano e ci hanno detto lo zio che dalla mattina c'era questo gattino che piangeva, ma miagolava in una maniera incredibile. Faceva mau, 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 mau. Cioè, un'ambulanza, non si fermava più. Nel pomeriggio, dopo che tutta la mattina ha miagolato, io ho provato ad avvicinarmi, a capire dove fosse, a dargli un po' di mangiare, a farlo fidare di me. E qui vi lascio il video che mi ha fatto Mariano. E sì, dopo che si è fidato di me, come vedete nel video, l'ho preso in braccio e l'abbiamo portato subito dalla veterinaria per capire se stesse bene e quant'altro. La veterinaria ha fatto varie cose. Chi c'è? Ah, ti fai fare le coccole, ti fai fare. Le belline. Papà. E sono felice perché capitano sempre tutto a me, il cane, il gatto, cioè qualsiasi animale abbandonato, ci sono sempre io in quel frangente, non capisco il cosmo cosa mi vuole dire. E vi lascio adesso alcuni video di Aaron appena l'abbiamo messo in camera e quant'altro. Ecco i video. Che fai, giochi? Già ho fatto una bella cacca a terra, vero? E anche una pipì. Gli ho messo acqua e cibo, per il momento starà qui. Là si fa cacca e pipì. Qua dentro, qua dentro. Qua dentro. È un giocherellone. Ma tu vuoi giocare? Vuoi giocare? Vuoi giocare? Vedete come già si struscia addosso. Ehi, già ti fidi di me, già sai che io sono la tua mammina, il tuo papino, il tuo mammino, il tuo papone. E vedi, non pazzoide. Pazzo? Pazzo? Ciao, pazzo. Chi è questo? Come? Ma già è bravo. Sì, già si fida di noi. No, ce l'abbiamo nel bagno giù. Visto che ho un cuore troppo grande e non ce la facevo, adesso l'abbiamo messo in camera. E quindi stare in camera con noi perché piangeva, mi faceva una tenerezza, ho convinto Mariano. E questo è il suo angolino dedicato, qui c'è il letto e io dormirò qui, sicuramente lui dormirà vicino a me perché se no piange. Passeremo così questa notte. Quello sei tu, Aaron. Ogni tanto si guarda e dice, ma che cazzo è questo? Hai qualche dichiarazione da fare? Miau. Sei bellino. Benvenuto nel mondo di Mariano Piccetto. Comunque è assurdo perché piange una continuazione e si arrampica ovunque. Mariano, amo, mi raccomando, però non sul letto. Cheat. Vabbè, si sa che con i gatti è così. Ah, no, 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 no. Manca solo che ci rompi le uova, guarda. Che bel modo di farlo dormire. Così si dorme. Vedi, vedi. L'ho detto io. No. Mi fa troppo ridere con quella faccia di te. Qualcuno si è svegliato. Wow, ma sta facendo pipì nella lettiera. E non butta la sabbia. Sì, lo fanno sempre. Ecco, sì, sapevo già. Guardate come sei una mangia. Mangi con le zampe nel piatto. Cattivone. Mettile fuori, te lo giro. Mettile fuori. Ecco qua. Allungo per collo. Bravo. Buongiorno, brutto scriccioletto. Che combinato, oltre a sporcare tutto, ho fatto 2 cacche. Questa notte non mi ha fatto proprio dormire. Zero. Zero. Mariano dice che è il nostro giaguaro. Scarstra. Sì, bellino, vero?
Eh sì, raga, cioè è un amore. Stanotte, tremenda. Cioè mi ha fatto svegliare 3 miliardi di volte. Non vi dico, però lo amo. E niente, lui è il nuovo componente della nostra famiglia. Non abbiamo già tanti. Infatti ve ne devo far vedere ancora tanti altri. E devo farvi altri video, perché molti non li conoscete. E noi ci vediamo a un prossimo video. Vi farò sapere l'evoluzione di Aaron. Grazie per aver visto questo. E preparatevi per altri componenti della nostra famiglia. Un bacio.